Abbiamo l'onorevole Parentela da Roma. Onorevole, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie. Allora, onorevole, lei sta conducendo, continua a condurre un sacco di battaglie per l'ambiente del territorio, per l'ambiente insomma sul territorio calabrese, e ha preso a cuore anche la vicenda relativa a Sibari. Ecco, ci vuole spiegare come viene recepita a Roma questo caso, che è un caso, se vogliamo, anche paradossale, perché ci troviamo di fronte ad un territorio che è stato bonificato, che è diventato un patrimonio della nostra recettività, della nostra offerta turistica, e che adesso rischia di essere messo sotto attacco da questa caccia indiscriminata agli idrocarburi. Sì, noi purtroppo, non avendo ancora dei rappresentanti all'interno del Consiglio regionale della Calabria, noi parlamentari ci preoccupiamo molto di tutte le malefatte del territorio calabrese. Dal punto di vista ambientale io sto cercando di fare di tutto, di combattere a 360 gradi, e la questione delle trivelle è una delle tante, insomma. È chiaro che sì, la zona di Sibari è stata bonificata, tra virgolette, ci sono tante discariche ancora da bonificare, siti contaminati, non è stato fatto ancora un piano bonifica e la Regione Calabria ancora dorme su questa vicenda. E in merito alle trivellazioni è scandalosa questa ambiguità della Regione Calabria in merito alle trivelle, con atteggiamenti omertosi, con mancanza di trasparenza. Addirittura siamo noi stessi, noi del Movimento 5 Stelle, a fornire materiale, documenti alla Regione Calabria per fare le osservazioni, per bloccare queste trivelle, che nel caso di Sibari è assurdo, parliamo di un pozzo esplorativo che poi raggiunge il fondale marino e bypassando quindi la normativa nazionale, che appunto grazie anche alle pressioni dei comitati e delle associazioni NoTriv siamo riusciti a mettere questo divieto entro le 12 miglia. Però ci sono tanti altri richiesti, istanze da parte delle multinazionali del petrolio e del gas che comprendono tutta la zona che va da Rocca Imperiale fino a Cariati, parliamo di 500 chilometri quadrati dove queste multinazionali fanno il bello e cattivo tempo della regione. Io mi ricordo Mario Oliverio che andava a cantare Bella Ciao contro le trivelle in Basilicata, ma poi è sparito, tant'è vero che anche per il referendum che si è tenuto il 17 aprile è stato anche lì molto ambiguo, dicendo solo all'ultimo minuto che avrebbe votato sì, ma questo atteggiamento del Partito Democratico non ci scandalizziamo, perché è sempre lo stesso, ipocrita, e ha fatto di tutto anche per frenare e non pubblicizzare quell'importante referendum che però interessava, per quanto ci riguarda, le piattaforme che stanno a largo di Crotone. E quindi noi davvero stiamo facendo una battaglia epocale, stiamo anche facendo il lavoro che dovrebbe fare il governo. Noi abbiamo fatto un piano energetico nazionale che dice addio a tutte le fonti fossili, quindi il petrolio e il gas, entro il 2050. Questo invece nessun governo l'aveva mai fatto prima. Assolutamente, con questo piano energetico noi diamo valori importanti e investimenti per le fonti rinnovabili, che davvero potrebbero dare un sollievo, una boccata d'ossigeno in Calabria, perché la Calabria è l'Arabia Saudita delle energie rinnovabili, e in Calabria si potrà parlare di sviluppo sostenibile senza andare a rovinare la salute dei cittadini e dell'ambiente, puntando sulla riqualificazione energetica, sul risparmio energetico, sulle fonti rinnovabili. Questo vuol dire lavoro, sviluppo, la Calabria ne avrebbe davvero bisogno, e invece dobbiamo ancora lottare contro il gas e il petrolio e queste trivellazioni a largo dei nostri mari. Onorevole, mi sente? Terra, perché parliamo anche di istanze che comportano la perforazione su terraferma. Onorevole, quali sono gli altri fronti aperti sul piano della lotta per la tutela dell'ambiente in Calabria? Gli altri fronti caldi, dal vostro punto di vista ovviamente. Noi abbiamo un nostro osservatorio che è diverso forse. Quali sono? Può ripetere? Allora, sì, mi rendo conto che c'è un po' di concitazione attorno a lei, perché ci giungono anche qui di ritorno alcune voci. Quali sono per il Movimento 5 Stelle gli altri fronti di lotta aperti per ciò che concerne la tutela dell'ambiente? Ovviamente parliamo della Calabria. Sì, è importante il lavoro che stiamo facendo anche insieme a Laura Ferrara, che è la nostra europarlamentare, sulla tutta la gestione della mala depurazione. Sì. Ci stiamo occupando molto anche dell'amianto. In regione non c'è un piano contro l'amianto, e noi stiamo proponendo attraverso delle mozioni, risoluzioni qui a Roma, in Parlamento,
per avviare subito una procedura, una filiera corta per lo smaltimento dell'amianto, perché noi paghiamo dei costi altissimi perché esportiamo l'amianto magari in Germania pagando 10 volte di più i costi di smaltimento. E sull'amianto muoiono circa 5.000 persone all'anno, cioè è un bollettino da guerra. Inoltre stiamo facendo anche una battaglia sui rifiuti, noi abbiamo fatto un programma per riformare il codice ambientale che prevede appunto le bonifiche, che prevede anche una gestione dei rifiuti sostenibile basandoci sulla strategia rifiuti zero. Stiamo facendo molto anche per quanto riguarda la potabilità delle acque. Noi in regione, molti cittadini calabresi ad oggi ricevono nei propri rubinetti acqua sporca, acqua contaminata d'arsenico, voglio ricordare il caso emblematico dell'invaso dell'Alaco, un terzo della Calabria continua a ricevere acqua contaminata. Abbiamo fatto anche delle proposte di legge in tal senso sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, così come vogliono i comitati dell'acqua e i cittadini italiani che sono espressi attraverso il referendum di anni fa e non è stato rispettato questo. Quindi noi ci scontriamo contro un partito democratico che fa il volere delle multinazionali e dei privati, mentre noi vogliamo un'idea di paese totalmente diversa che sia appunto condivisa dai cittadini e quindi il rispetto della volontà popolare, il rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. La politica deve saper coniugare sviluppo con il rispetto della salute e il rispetto dell'ambiente. Onorevole, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro e un pronto rientro in Calabria, magari una breve tappa nel nostro studio non guasta. Molto volentieri, con piacere. Grazie a Paolo Parentela, alla prossima. E noi siamo